Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buona domenica innanzitutto, anche se probabilmente la nostra domenica sarà un po' tutti i giorni, salvo chi lavora chiaramente, visto che la routine sarà a casa e per chi come me da ora in poi da lunedì potrà lavorare a casa, quindi sarà solo a casa. Oggi voglio parlarvi di quelle che sono le evoluzioni, le potenziali evoluzioni in merito al campionato. Come sapete il campionato è stato sospeso, ma potrebbe ricominciare a seconda di quelli che saranno gli stravolgimenti, insomma, in tema coronavirus. Negli ultimi giorni c'è stata un'assemblea tra i vari presidenti e dirigenti di Serie A, a distanza chiaramente, quindi videoconferenza per ovvi motivi. E tra le tante cose si è discusso delle probabili evoluzioni e calendarizzazioni del campionato da terminare. C'è un'ipotesi che potrebbe essere quella effettivamente più presa in considerazione tra le tante che anche di cui abbiamo discusso nei giorni passati, quel video che feci qualche giorno fa. Perché? Perché è sempre più forte la possibilità che Euro 2020 venga sospeso, per motivi facilissimi da comprendere. Il primo che è itinerante, quindi 12 paesi mi pare, se non sbaglio, diversi paesi comunque. Diversi paesi vuol dire tanti spostamenti di giocatori, di squadre, di tifosi, non sarebbe forse il caso, anche se comunque è un discorso estivo, però non è che siamo sicuri dell'evoluzione che potrebbe avere questo coronavirus, specie perché in Italia siamo sicuramente nel periodo di picco di questa epidemia, mentre in altri paesi si stanno accorgendo solo ora che forse c'è un problemino di fondo da affrontare. Quindi, puntando molto sul rinvio di Euro 2020, si punta invece sulla non la sospensione definitiva del campionato, quanto di posticiparlo, quando l'idea che si stanno mettendo in testa Lega Serie A con i presidenti vari, quelli di portare avanti tra maggio e giugno, quindi ogni 3 giorni, si gioca ogni 3 giorni, per finire le giornate di campionato che ci sono. Quindi tra maggio e giugno, qualcuno ipotizzava anche in casi estremi di portarlo per i primi di luglio, contando che c'è anche la Coppa Italia, ma i primi di luglio porterebbe un problema molto molto semplice da verificare. Il fatto che tutte le stagioni finiscono, meglio dire, stagioni, gli esercizi di bilancio finiscono il 30 giugno, pertanto portare avanti fino a luglio un potenziale campionato vorrebbe dire avere qui piccoli problemi di contratto, i prestiti, perché chiaramente scadono il 30 di giugno, e discorsi prettamente di bilancio. Quindi probabilmente la scelta di portare al di là di proroghe di eventuali termini di scadenza, appunto, potrebbe essere questa cosa qua. Però, in definitiva, la cosa migliore tra i vari scenari, no? Di cui abbiamo anche discusso, è quella di non iniziarlo ad aprile. Ci sembra molto difficile anche a noi che il 3 aprile possa essere tutto finito, ma quanto piuttosto di lasciare passare aprile, quindi veramente lasciare che questo il picco poi diventi una curva discendente, no? E giocare tra maggio e giugno con questa cadenza, quindi ogni 3 giorni, molto compatti, si finisce tutto quanto, poi si vedrà se porte aperte o porte chiuse in base a quelle che saranno le disposizioni del Ministero, insomma, della Salute, comunque del Governo in generale, e così via. Sarebbe comunque una soluzione molto molto buona, perché comunque porterebbe a avere un vincitore. Il tempo è bello, sarà caldino, soprattutto a giugno, giocare a giugno, ma questo è un problema minore, sinceramente. Credo che anche i giocatori saranno ben volenterosi di finire anche queste condizioni un campionato, piuttosto che non finirlo, e vorrebbe dire che c'è una situazione di miglioramento anche per quanto riguarda l'Italia, e sarebbe veramente un approccio all'arrivo dell'estate tra i migliori, contando che mediamente tutti ci lamentiamo nel caldo, ma forse quest'anno, se così si confermassero certe teorie, potrebbe essere l'estate più desiderata da tutti gli italiani e da anche gli europei. Quindi vediamo un po' come va. Quindi questo è lo scenario che si sta ipotizzando. Tra l'altro c'è stato un report del Corriere della Sera, o Corriere dello Sport, scusate, quanto un battibecco a distanza, anche finito poi nelle risate tra Agnelli e Lotito, perché Lotito vorrebbe in qualche modo ricominciare subito gli allenamenti, o comunque l'aprile, il prima possibile, quanto Agnelli comunque ha detto no, pensiamo prima alla salute e poi al resto, dicendo appunto a Lotito che pensa prima alla classifica che alla salute dei suoi giocatori. Al di là di questa cosa qua, effettivamente abbiamo visto che ci sono tanti diversi casi tra i giocatori di Serie A di positività al coronavirus, tutti stanno bene, con alcuni sintomi comunque molto tranquilli, senza grandi evoluzioni, però giustamente anche loro vengono intaccati di questa cosa qua, a meno che non si mettano in quarantena definitiva per 2 settimane, restino solo da soli tra di loro per poi continuare ad allenarsi tutto a porte chiuse senza che ci siano appunto insomma, persone che vanno su e giù, insomma, tra il fuori e i centri sportivi. Quindi è una cosa un po' difficile, però è giusto che prima passi questo momento di picco che è previsto, secondo gli esperti, tra questo weekend adesso e i prossimi giorni della prossima settimana. Quindi spero che si veda già entro fine marzo un miglioramento netto di quelli che sono i casi. Comunque, in ogni caso, ne parleremo più avanti. Questo è lo scenario che si sta delineando con un maggio-giugno pieno di calcio. Sarebbe veramente una cosa molto positiva se si potesse fare. Attendo qui i vostri commenti. Vi ricordo, anche in questa bellissima giornata di sole, oggi veramente una bella giornata,
di rimanere a casa perché è importante. Niente, il resto lo sapete e sapete a chi affidarvi per questo tipo di informazioni. Come sempre, forza Juve, per quello non muore mai la voglia, la passione per la Juve, anche in questi momenti di mancanza di Juve, perché veramente non c'è nulla di cui parlare di calcio se non gli sviluppi, e di questo vi terrò informati sugli sviluppi che sono appunto quelli in merito ai potenziali scenari per il calcio del futuro. Alla prossima, ciao! Siamo sempre qua.